Adesso la parola a Davide De Michelis. E voltiamo pagina con una storia divertente e toccante al tempo stesso. Una storia che arriva dallo sconfinato territorio dell'Australia. Un territorio in cui vivono più canguri che persone, pensate. L'Australia ha circa 10.000 spiagge. Questo significa che visitandone una a giorno ci vorrebbero quasi 30 anni per vederle tutte. Potrete ammirarne alcune percorrendo la famosa Great Ocean Road, uno dei simboli dello stato del Victoria. E i famosi 12 apostoli, questi maestosi faraglioni di pietra calcarea alti fino a 45 metri, sono sicuramente una tappa irrinunciabile. Ed è proprio alla fine della Great Ocean Road che volevo portarvi, precisamente a Warrnambool. In questo villaggio vive un fattore locale, Swampy Marsh, che ha deciso di impegnarsi in difesa dei pinguini, i pinguini che vivono nell'isola di Middle Island. Questi pinguini erano minacciati dai gatti e dalle volpi. Pensate che i pinguini che vivono a Middle Island sono i più piccoli del mondo, sono alti appena 30 centimetri e sono capaci di nuotare fino a 50 metri di profondità. Il cane era poco esperto nel fare la guardia alle galline, ma si rivelò un perfetto angelo custode dei pinguini. La simpatica iniziativa ha dato vita nel 2006 al Maremma Project. Per la prima volta al mondo i pastori maremmani sono stati addestrati e portati su Middle Island per proteggere i pinguini proprio dalle volpi. E il regista Stuart McDonald ha deciso di fare un film su questa straordinaria storia, un film dal titolo Giotto, l'amico dei pinguini. Bene, questo film oggi è nelle sale, ma attenzione, più tardi parleremo ancora di pinguini nello spazio dedicato agli animali. Ma ora vediamo un brano di questa pellicola e allora benvenuti a Nuovo Cinema Kilimangiaro. Giotto, l'amico dei pinguini. E così Giotto protegge i pinguini? Già. È sull'isola adesso? Mi dispiace. Già. Fammi vedere. Mi avete beccato, come ti vuol dire?